già mi ha detto peccato. Ma io volevo limitarmi, raccogliendomi qui ad essere breve, a porgere i saluti, un ringraziamento al signor Sindaco, che mi ha avuto la cortesia di invitarmi, al signor Presidente della Provoco, e volevo fare due piccole considerazioni. Io vengo dalla realtà campana, della provincia di Napoli, dove la Provoco è altrettanto vivace come qui, quindi so bene cosa significa la Provoco, anche perché, scusatemi lo dico, gli amici della Provoco, gli italiani, ci perseguono tutti i giorni perché per la festa patronale, per tutte le cerimonie del paese, quindi sono quelli che come qua portano avanti tutte le iniziative del comune. Io credo che le Provoco rappresentino nell'ambito di una realtà locale una qualcosa che ha dentro di sé un DNA proprio che, non essendo politico, può portare liberamente avanti tutte le iniziative, però con sostegno e con l'accompagnamento della giustizia. E devo dire che io, quando ricevo l'invito, vi confesso che chiedo spiegazioni ai miei collaboratori e hanno detto che questa iniziativa era particolarmente importante, però devo dire che sono rimasto sorpreso dall'aspettarmi questa atmosfera così gioviale, così festosa, così giovanile, permettetemi, non vedevo tanti giorni insieme da molto tempo. In realtà, come si ha detto, si parla di spopolamento, di cose vedo e devo dire da mio animo si riprende, sono felice di vedere tanti giovani che partecipano a queste iniziative e vi invito a mantenere fermo queste vostre caratteristiche, perché oggi non pensiamo alle cose negative, pensiamo alle cose positive, perché se lasciamo perdere le nostre zone, le nostre realtà, l'Italia non riprende, non cammina. Purtroppo siamo in una grave crisi, però non ci dobbiamo battere. Cioè, mi auguro, per cui rinnovo i miei saluti e i miei auguri, e spero di passare un po' con voi una buona serata. L'ho ricevuto di più desiderio di rimanere, rimarrò per fino a più possibile con voi. Grazie di tutto.